Giada, io faccio video, ti piace video, eh? Piace, eh? Capisci, capisci che cos'è video, capisci? Ti piace, vero? Lei è attratta da telefoni molto, dai, vieni qua. Sorridente, eh? Ora sorridente, ma prima quando volevi andare, voglio andare subito, qualche volta lei non ce l'ha pazienza. Non ce l'ha pazienza e si vede, cambia subito faccia. E faccia scontenta, anche lacrime vengono, vero Giada? Te lo sai, tu sei intelligente. Giada autistica, se qualcuno non lo sa, autistica, io Giada porto al mare e facciamo passeggiata in città, in mare e così. Vento, io non voglio tornare a casa, non voglio tornare, sto bene qua. E già comincio a invidiare a pensionati, anziani, penso come è bello non andare al lavoro, venire tutte le mattine qua, stare quanto vuoi, è tutta la libertà. Però no, 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 meglio, meglio, meglio lavorare e non essere anziani. Acqua molto calda oggi, sì. Divertente, molto allegro qui, tutti vestiti in nero, surfisti nuotano sotto acqua, chissà che fanno qualche corso qui. Ecco, mare finito, ora noi andiamo, questa mia macchina, questa tutta pinetta, ora mangiamo qui, sotto, vicino a casa mia c'è questa pizzeria che fanno questa cecina di questa fatta, oh, hai fame, aspetta, ora chiedo subito, vediamo se piace, se ti piace, prima assaggi. Perché questa qua fatta di ceci naturali e questa di cipolla rossa. Voi conoscete il nostro piatto tipico, diciamo in Toscana si fa con la farina di ceci. Ora assaggio anch'io questa qua. Questa è proprio la mia preferita. Ma con cipolla è ancora più buona questa qua. Mamma mia, come è buona, meglio di pizza. Oggi ho preso a pranzo, questa cecina e io ho già mangiato a pranzo, ho assaggiato e apposta ho presa per offrire a Giada quando si va al mare. Assaggiato? Piano piano, prendi da te tutto, Giada, tutto. Vai, prendi Giada. Mettiamo qui, più comodo, eh? Tieni Giada. Questa con cipolla è ancora più buona. Perché io quando sono andata per la prima volta a prendere questa cecina, prendevo sempre senza cipolla. Perché pensavo, ma... Però ora, seconda volta, quando prendo con questa qua con cipolla, è straordinaria, proprio buonissima. Meglio di pizza. Là fanno pizza, fanno dolcetti, un po' di tutto. Aperto anche a pranzo, vengono tanti operai a mangiare là. Proprio buona. Sono le 7 passati, dobbiamo andare a casa. Con cipolla meglio. La prossima volta prendo solo con cipolla. E loro dicono, vuoi pepe sopra? No, no, pepe no, perché ci sta bene anche pepe nero sopra. Ma
Giada è ragazza autistica, molto brava, obbediente. Questo pezzo per te, Giada. Uai, attenta. Tieni, Giada. Con la cipolla. Tieni questa qua, Giada. Bisogna dare al mano perché lei così un po' cerca, ma bisogna aiutare quando mangia un pochino. Proprio buona. Con cipolla buona, meno male che ho presa per assaggiare un po' con cipolla. Meglio con cipolla, eh? Più buona. Ti piace, Giada? Eh? È buona? Vero che è buona? Con cipolla è buonissima. Giada, tieni succo di frutta. Tieni, amore. E così, nostra giornata è andata molto bene, proprio non c'è voglia di tornare a casa, credetemi, come si sta bene. Silenzio qui, guardate che pineta, guardate che tettuccio abbiamo qui. Qualcuno ha fatto anche tetto qui, per sole, eh sì, perché batte sole, non è per pioggia. Ma per sole questo tetto, Giada, abbiamo finito tutto, è due pezzi soltanto, è due pezzi, non c'è più niente. Prossima volta prendo di più, eh. Cari miei amici, vi saluto tutti, un abbraccio, grazie di vostra visione, grazie che mi mettete un bel like sempre, vi voglio bene, arrivederci, a presto. Da Marina di Grosseto.